Nell'ambito della protesta nazionale Piazza Permanente, stamane è giunto a Catanzaro il camper della legalità, marchiato SAP, sindacato autonomo di polizia. Attraverso un tour itinerante in camper su tutto il territorio nazionale, spiega il segretario provinciale SAP Sergio Riga, si raccolgono le firme necessarie alla presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a riformare l'elefantiaco, ridondante e dispendioso apparato della sicurezza attraverso l'unificazione dei corpi di polizia italiani all'insegna dello slogan «Sette forze di polizia, no grazie, meno tasse, più sicurezza». All'importante iniziativa non è mancata l'autorevole presenza del segretario generale SAP Gianni Tonelli. Purtroppo il sistema sicurezza nel nostro paese patisce gli effetti negativi di un'anomalia. 7 forze di polizia, 5 dello Stato, 2 degli enti locali. Spendiamo più degli altri paesi e abbiamo più uomini degli altri paesi. Il problema è che il 60% di queste risorse, sia umane che economiche, vengono indirizzate nell'apparato logistico, come è naturale che siano, perché possono funzionare. Allora, quello che noi proponiamo è una riforma, perché 7 forze di polizia sono un carrozzone che le tasche degli italiani, le nostre buste paga, le tasche delle imprese non si possono più permettere. Il 55% di tasse, il 65% per le imprese, il 55% per le famiglie sono dei livelli asfissianti. Dobbiamo drenare risorse razionalizzando l'apparato della sicurezza, cercare di mettere denari nell'efficientamento del sistema, anche nelle nostre buste paga, per migliorare quella che può essere i consumi, la produzione e quindi anche l'occupazione, e dobbiamo finalmente destinare una parte dei soldi per lenire il carico fiscale su famiglie e imprese. Questa è la riforma indispensabile per i cittadini. Lo slogan infatti è più sicurezza e meno tasse. Razionalizzare quelle che sono tutte e 7 le forze di polizia vorrebbe dire garantire più sicurezza al cittadino e pure un risparmio di tasse concreto, che addirittura si parla dai 2 ai 5 miliardi. Speriamo che la cittadinanza risponda, insomma, a questa iniziativa, perché è nell'interesse di tutti noi, per cercare di dare un segnale a chi deve legiferare, a chi deve attuare delle scelte, insomma, di pensare e riflettere sul da farsi.